Buongiorno, diario di mamma, buongiorno, il pappagallo. Non si tocca, ciao, saluta. Ciao. Diario di mamma, amore, non mi fare cadere niente, per favore. Domani entro alla 40ª settimana. Difatti, domani è il termine città, la chitarra. Infatti, domani è il 21 luglio, è il giorno in cui in teoria è previsto il parto. Dico in teoria perché, a parte qualche piccola contrazione comunque che ho avuto in questi giorni, in queste nottate, che sono contrazioni preparatorie, mi sembra che è molto tranquillo e ha capito tutto dalla vita, vuole stare lì dentro, ha capito che si sta meglio dentro la mamma, tanto è servito e riverito, chi glielo fa fare uscire? E niente, volevo farvi vedere il mio ultimo acquisto, proprio questo è un acquisto da mamma, sono orrende. Niente, questa gravidanza, chi è stata in gravidanza in estate, durante l'estate con questo caldo, sa benissimo che i piedi si trasformano, non è che gonfiano, si trasformano, diventano più lunghi, più larghi, più tozzi, più brutti. E quindi praticamente è successo che non ho avuto più, è successo che non ho più un paio di scarpe da mettermi. Me ne entravano solo un paio ad infradito molto flat, troppo basse, e quindi peggioravano ancora di più la situazione. Quindi mi sono dovuta andare a comprare un paio di scarpe della salute, anzi, la ciabatta della salute. E ve la mostro subito. La riposella si chiama, mi fa ridere troppo. Sono orrende. Ah, per la modica somma di 24,90 € scontate del 20%. Il che vuol dire 20 euro, 19,90 euro. La riposella, eccola qua. Orrore, orrore. Sembro una tedesca in vacanza con queste ciabattine. Io le ho sempre odiate, però devo dire che tutto sommato, a parte questo rialzino che hanno, sono morbidissime. Però sono bruttissime. E vabbè, per ora, giusto per arrivare all'ospedale, forse dopo, se avrò ancora i piedi gonfi, le userò un altro pochino, vediamo. Ma sono orribili. E poi, cioè, sono numero 39. Io prendo il 37, il 38. Prendevo, arrivato a questo punto. Comunque, di Leonardo mi sono gonfiati i piedi il giorno che dovevo uscire dall'ospedale, e l'ho partorito a maggio, c'era caldo sì, però tutto sommato non era caldissimo come tempo. E mi ricordo che mi sono gonfiati tantissimo i piedi il giorno che io dovevo uscire. Difatti avevo nella valigia il mio outfit da uscita che non ho potuto sfruttare al massimo con le scarpe perché non mi entravano. Dall'uscita dell'ospedale a una settimana, 10 giorni circa, praticamente ho avuto dei piedi che erano così gonfi e la mia disperazione, li guardavo, erano bruttissimi. Ora, anzi, tutto sommato si possono guardare un po', però vabbè, a parte che comunque mi faccio fare qualche massaggino da mio schiavetto con il gel all'aloe rinfrescante che tengo nel frigo. È sempre un'ottima scusa poi quella di andare a comprare un paio di scarpe nuove, anche se sono bruttissime come queste. Però vabbè, dai, tutto sommato. E niente, vi faccio vedere un po' cosa ho fatto in questi giorni, a parte mangiare, il tracciato, stasera ne devo fare un altro e vi faccio sapere che news ci sono. Vediamo se questa creatura ha deciso che è arrivato il momento di farsi conoscere oppure ancora no. Comunque sono aperte le scommesse. Oggi è giovedì 20, quindi termine il 21, il termine esatto per della gravidanza. Il termine 21, secondo me, nasce lunedì. Lunedì prossimo, secondo mio marito, è tra domenica e lunedì. E mamma.
Secondo Leonardo non lo sappiamo, però anche lui secondo me non vede l'ora che la mamma gli va a comprare il fratellino. Fatemi sapere se anche voi utilizzate o avete utilizzato queste scarpe della salute. E niente, vi saluto con la mia scarpa della salute. Ciao ciao da Agata e la Riposella. Basta che lo chiudi. Cascante, ma caso. Stasera in casa Poti, dai Potini, ciao. Si fa la pizza o quel che verrà, non lo sappiamo se viene la pizza, però l'ho presa. Una pizza revisionata, però guarda che siamo brave. Stasera il dolore di stomaco è a 3.000. Stasera tu non te ne mangi? No, stasera tu rimani a digiuno. A digiuno! Ma tu guarda un po'. Vedi che oggi ho cucinato io. Io e mi sono sentito dire, amore, è troppo buona. Masco, ma che pattino maschio. Cosa? Ah Ma il pattino sarà maschio. certo, in base a come parte. Quindi mamma che è partita con la femmina. Ha fatto femmina maschio, Vabbè, femmina ma che maschio. vuol dire? Ora poi appena nasce facciamo la Noi femminuccia. ci abbiamo fatto mascolo mascolo. E quindi mica possiamo morire con questo dubbio che non ci abbiamo mai provato a fare la femminuccia, no? Senti, che proprio davvero prima maschera va male. E se ti viene femminuccia? Non ho bene femminuccia. Ma lo dobbiamo scoprire. Lo Lo scopriremo scopriremo solo solo facendolo. vivendo, solo facendolo. Lo Madonna mia, scopriremo. quanto sole che c'è. Quanti Mattona. gradi ci sono? Mattona. 31 gradi. Ma qua c'è, ore 19:40, 31 gradi. La gallina. No, la gallina non canta, la Cercola. gallina me la sono mangiata. Cercola.